Marco Gascone, dicevo, ci racconta l'esperienza di una importante realtà imprenditoriale ragusana, l'Agriplast, e dei rapporti con impresa, ricerca, università. Marco, a te la parola, grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori. Acceso, sì. Ringrazio a tutti gli organizzatori, soprattutto di questi due giorni, per avermi chiesto uno spaccato dei rapporti impresa-università. E non posso che partire dall'esperienza personale. La nostra azienda ormai da più di 20 anni, è iniziata nel 92, ha iniziato a lavorare con l'Università di Palermo, un incontro fortunato con ingegneria, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dei Materiali. Dico incontro fortunato perché Palermo è una delle eccellenze nel nostro settore. Noi ci occupiamo di trasformazione di materie plastiche, produciamo imballaggi, produciamo film per agricoltura, siamo fra le realtà più grandi in Italia nel settore delle materie plastiche in genere, nel settore dell'agricoltura siamo fra le aziende leader europee. E quindi abbiamo avuto la fortuna di avere Palermo vicini per una realtà industriale molto specifica. Poi i centri di eccellenza sono Napoli, il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano, Alessandria, quindi parliamo tutte di realtà del nord Italia. I miei colleghi hanno la facilità di avere molti rapporti vicini, perché poi la maggior parte delle aziende del nostro settore si trovano nel triangolo industriale del nord-est. L'incontro con l'Università di Palermo è stato per noi essenziale, perché ci ha portato crescita culturale, tecnologica. Oggi fare impresa significa innovazione di processo di prodotto, specialmente al sud non c'è speranza se non ti muovi in quella direzione. Con l'Università di Palermo abbiamo portato avanti decine di progetti di ricerca, abbiamo avuto la crescita culturale della mia struttura tecnica in azienda, abbiamo potuto, grazie al progetto di ricerca, attrezzare i laboratori. Piano piano, devo dire, abbiamo iniziato a camminare con le nostre gambe, ora sono passati più di 20 anni completamente autonomi in tal senso, continuiamo tutti i giorni a collaborare con Palermo. C'è stato poi un momento, producendo film per agricoltura, dove avevamo bisogno di validare i risultati agronomici che i nostri prodotti progettati insieme a Palermo determinavano sulle piante, e lì è stato un po' più difficile, tant'è che da più di un decennio lavoriamo non con Catania ma con Pisa, che c'è un centro attrezzatissimo, e una recente collaborazione con una società speciale della Camera di Commercio di Savona, ad Albenga, che collabora con l'Università di Torino. Quindi per l'agricoltura siamo costretti a emigrare su Pisa e su Albenga e Torino, e purtroppo è la realtà che vi devo raccontare, perché alla fine questi rapporti la fanno la strutturazione che l'università ha e gli uomini, e la ricerca che queste strutture riescono a portare avanti. Perché se la selezione nelle imprese la fa il mercato, la selezione quando un'azienda si rivolge all'università è attenta e mirata, perché altrimenti si perdono tempo, ricerche, spazi che non... non vi racconto gli incontri. Questo scenario vuole sembrare un rapporto università-impresa, tutto va bene, non è così assolutamente, perché non vi racconto invece gli incontri inutili, insoddisfacenti, le perdite di tempo. Quindi questa che vi racconto è la parte buona, e poi c'è una parte di università che dal nostro punto di vista, forse come si diceva poco fa, non riesce a innovarsi. Forse negli ultimi 10 anni sarà cambiato qualcosa, però c'è tanta università che al nostro punto di vista pratico non è di qualità. Cioè, alla fine le aziende cercano i centri di ricerca avanzati, centri che ti possono trasmettere conoscenza, esperienza, che ti possono insieme a te fare
ricerca di qualità. Brevemente, dove sta il problema secondo me? Innanzitutto al sud c'è un problema strutturale di nanismo delle imprese, problema di fondo basilare per cui un'impresa piccola ha difficoltà ad accedere ai progetti di ricerca, ai rapporti con l'università, magari verrebbe facilitata ad avere dei rapporti di qualità con le università che stanno vicine, hanno più difficoltà ad andare, come abbiamo fatto noi, a cercare centri universitari lontani. Il nanismo delle imprese è che altro secondo me si dovrebbe risolvere con meccanismi di reti di imprese, di consorzi, dove purtroppo gli imprenditori e gli imprenditori del sud hanno una difficoltà a mettere in comune esperienze. Qui è il problema da parte dell'impresa. Dall'altro lato, chiaramente, l'ho già detto, dal nostro punto di vista essenziale è la qualità della ricerca, la necessità di avere un'università che sappia rinnovare, che sappia rinnovare la didattica, che sappia anche cercare di aprirsi al mondo, perché oggi università e impresa spesso sono due mondi separati che viaggiano per i fatti propri, non si incontrano. Io non conosco le esperienze delle università locali, non c'è nessuna divulgazione, me le devo eventualmente andare a cercare. Penso che l'università non conosca le esperienze delle aziende. Cioè, in questo senso penso che il pubblico qui avrebbe la sua missione di, tramite le reti di imprese, distretti tecnologici, tutti questi meccanismi per far incontrare queste due realtà che avrebbero bisogno di parlare perché l'università possa svolgere la terza missione, che è questa anche, e perché l'impresa possa avvalersi del bagaglio di esperienza, di conoscenza dell'università, tra parentesi, di qualità. Che altro dire? Se io poi guardo al contesto locale dell'Università di Ragusa, hanno già disquisito i relatori che hanno conoscenze approfondite in merito. Da imprenditore dico, a parte la specificità di qualche insegnamento universitario che non è viciniori, a parte qualche master, l'università, a mio parere, dovrebbe guardare a quegli elementi che generano il PIL locale, quindi beni culturali, turismo, agricoltura. Cioè, non capisco da imprenditore come sia possibile che sia abortita la agraria quando nella fascia Dalicata a Pachino ci stanno il 30% delle culture protette di tutta Italia, dove dopo l'esperienza Almeria Spagna, che ha un'università collocata di agraria collocata sul posto, c'è la più alta estensione di culture protette di tutta del bacino del Mediterraneo, e probabilmente non conosco bene i dati del Giappone, perché l'agricoltura forte è in Italia, in Spagna e in Giappone concentrata. Non conosco bene i dati del Giappone perché è l'unico mercato che noi non serviamo, perché poi affrontiamo i mercati dell'agricoltura di tutto il resto del mondo. Non capisco come in quest'area agraria non ha potuto decollare. Mi è stato detto che forse è un problema di retaggio culturale delle famiglie. Io lo escluderei assolutamente. Lo escluderei assolutamente. Secondo me è stato un problema di offerta formativa, di università che non si è saputa aprire al mercato, non ha saputo proporre i corsi formativi idonei, che forse era troppo fatta da un'università vecchia, quella forse di 10 anni fa, che non si è aperta
a proporre corsi che magari riuscissero invece a essere un po' sul teorico, riuscire a veramente fare crescere il territorio. Grazie. Discutendo con un collega altoatesino, Roberto Lorenzi, che è stato presidente della regione Val d'Aosta, si è meravigliato del fatto che ha raccontato che noi abbiamo perso Agraria. Mi ha guardato e ha detto: ma com'è possibile? Ha detto: guarda che noi in Val d'Aosta abbiamo due scuole d'eccellenza, gli istituti agrari per le scuole secondarie e le università di agraria, intese oggi in senso ampio, erano gastronomie, eccetera, e quindi era piuttosto perplesso. Ecco, questo è un enigma che dovremmo qualche volta provare a risolvere.